In un mondo dove i sogni prendono forma. Parabolica per Piscine Castiglione progetta e realizza piscine uniche per adattarsi al tuo stile di vita e al tuo spazio. Dai il via al divertimento e crea ricordi con la tua famiglia e i tuoi amici. Contattaci per trasformare il tuo giardino in un'oasi di relax e divertimento. 1994-2024. Buon compleanno Comis! 30 anni di passione, innovazione e crescita. Un viaggio che continua a portarci verso il futuro. Crediamo che investire nei talenti emergenti non sia solo un dovere, ma una strategia vincente, perché i giovani portano con sé nuove idee, energie e una sostenibile visione innovativa, utile per guidare il progresso nostro e delle comunità locali. Abbiamo grandi progetti per il futuro e non vediamo l'ora di condividerli con voi. Piumino unisex, 10 euro. Per le giornate fredde e per quelle più calde, un piumino a piccoli prezzi per vestire grandi momenti. Questo significa fare sempre di più per le famiglie. Chiavi, la moda a petit prix. Il tuo capitale può essere a rischio. Negli ultimi anni non hai realizzato rendimenti positivi. I tuoi risparmi ti preoccupano. Extra Gold ti offre strumenti e servizi innovativi in oro fisico alla portata di tutti. Extra Gold dà valore al tuo patrimonio. Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Insieme a Canestro, la trasmissione che, come ogni giovedì, vi tiene compagnia, dove parliamo della VL, ma dove parliamo a tutto tondo del nostro sport preferito. Potete seguirci, come sempre, in diretta sul canale 80 di Rossini TV, che è visibile in tutta la Regione Marche, sulla nostra pagina Facebook, ovunque vi troviate, ed in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare. Come sempre, io. Eh, mando un sentito ringraziamento agli nostri sponsor che hanno creduto nella trasmissione e che sono anche in crescita. E ora passo a presentarvi i nostri ospiti. Torna Gradito ospite quest'anno, abbiamo già avuto l'anno scorso, ci fa tanto piacere avere qui coach, io ti chiamo ancora così, Luigi Gigio Gresta. Buonasera a tutti, grazie. Benvenuto. E torna anche un nostro collega Matteo Fattori, giornalista di Sportando. Ciao Matteo, grazie Betta, buonasera a tutti. Allora vi chiederete come mai non c'è nessun rappresentante della VL? Ora ve lo dirà Alessio Zaffini a cui passo la palla al tavolo social. Come sempre, è lui che vi indica come mettervi in contatto con noi, per porre le domande, rispondere anche al contest che lanceremo tra poco che mette in palio due biglietti per la partita di domenica 10 novembre contro Rimini, partitone quindi, e eh, a chi risponderà per primo. Ma prima di tutto Alessio, dacci lettura del messaggio che la VL ci ha inviato per motivare l'assenza di un loro rappresentante in questa quinta puntata. Sì, esattamente. Intanto buonasera a Betta, buonasera ai nostri ospiti. Eh, Alessio, il tutto... al microfono spento. Alessio, al microfono. il microfono. Aspettiamo un attimo solo. Ok. È acceso, è acceso. Allora eh, okay. Alessio ha il microfono spento, quindi andiamo avanti magari finché lui ritrova eh, la sua voce, e potete sentirlo anche voi, noi lo sentiamo in studio, e tra poco lanceremo il contest, e, intanto ve lo dico io, insomma la VL praticamente ci ha chiesto la cortesia eh, questa settimana di rimanere in silenzio, di avere... Uh, un po' di tranquillità in un momento veramente burrascoso sono successe tante cose in questa settimana anche altre che riguardano poi anche motivi extra cestistici il consorzio avete letto insomma quindi sicuramente non è un momento facile e davanti a una nuova partita casalinga su cui grava tanta pressione eh, sicuramente non è facile eh, scegliere anche chi portare in trasmissione volevano lasciare tranquilli i giocatori quindi noi rispettiamo Sappiamo che può capitare durante l'anno, anche l'anno scorso, per un paio di puntate non ci sono stati ospiti della società, ma eh, ce ne saranno ancora altri. Devono cominciare a sfilare i giocatori. Abbiamo avuto finora solo Maretto, quindi aspettiamo che tornino eh, in studio con noi. E intanto noi cominciamo la nostra trasmissione. Alessio, se ci sei, io ti ridò la palla. Sì, allora io ci sono. Ok, allora eh, il contest lo lanciamo dopo. Noi iniziamo intanto a parlare di basket. Gigio, eh, ti coinvolgo subito. Gli highlight per favore, Andrea, di Milano VL. L'ultima partita che abbiamo giocato. Dobbiamo parlare di questa partita che ci aveva fatto sperare per 20 minuti che qualcosa fosse cambiato. E un primo tempo sostanzialmente diverso, con Ahmad meno egocentrico, mh, più disposto a coinvolgere i compagni, una buona partita da parte di Maretto, di Zanotti, all'intervallo partita apertissima, meno 3, ricomincia la ripresa, ancora siamo lì, poi crollo totale, verticale, parziale 12-0 e poi ancora più pesante. L'andare avanti del tempo e poi proprio quarto quarto inesistenti. Ecco, dovuto secondo te a un crollo così? A quali ragioni? Allora, in primo luogo, lo staff tecnico e chi è a contatto con la squadra quotidianamente può eh, rispondere in maniera più circostanziata a questa, a questa, a questa domanda. Mi viene da in mente la riflessione fatta a fine partita da parte di Spiro Leca che ha chiaramente detto che la squadra non ha più di 20-25 minuti eh, di benzina eh, sulle proprie gambe. E questo mi risponde in maniera eh, evidente ad un eventuale crollo da un punto di vista fisico, perché eh, da un punto di vista mentale eh, due tempi e qualche minuto in più eh, sono più che sufficienti per dimostrare che ci sei e che stai facendo le cose che stanno anche funzionando. Eh, ma se non hai benzina in corpo e se lo stesso coach eh, descrive la situazione attuale come se fossimo in una sorta di precampionato, questo lo sa lui più di qualsiasi altra persona o meglio lo sanno anche... Lo sa ancora meglio di Spiro, lo sanno i suoi collaboratori, mm -hmm. cioè eh, lo staff tecnico, lo staff atletico. Cioè, che era qua prima del suo arrivo. Che era prima del suo arrivo per riuscire a capire eh, quanto si era riuscito a caricare e a mettere in questa macchina che non riesce a correre più di 25 minuti. Ah, oggi, voilà. scusami, Gigio, ehm, l'ECA oggi ha, fatto, ha rilasciato un'intervista che uscirà domani sui giornali ehm, dove specifica che. Quando lui parla di squadra indietro di due mesi intendeva anche dal punto di vista dell'identità di squadra, del carattere, cioè che comunque lui dice per plasmare un gruppo ci vuole un mese e mezzo, circa un mese e mezzo, e che poi è il tempo della preparazione. Quindi torniamo sempre lì, cioè è come se questa squadra non si fosse ben preparata e adesso è indietro rispetto alle altre, che poi lo sia per motivi tecnici, cioè non è stato costruito magari un sistema di gioco del quale i giocatori si fidano. E non c'è una coesione difensiva, non c'è una tenuta fisica. A quel punto, poi anche il carattere, anche la sfiducia no, contribuisce a, a creare una situazione di panico perché sembrano, a un certo punto, veramente i giocatori prima giocano e poi, quando si spegne tutto, eh, non ci sono più. Spesso le cose sono legate fra di loro, anzi sempre, cioè l'entusiasmo ti fa lavorare bene, lavorare bene vuol dire che eh, crei eh, i presupposti per poter vincere, vincere ti dà entusiasmo e via si ricomincia la, il circolo eh, virtuoso. Però vero è che bisogna focalizzarsi su uno di questi argomenti perché c'è un punto da dove bisogna partire, mm -hmm. non si può partire dal vincere perché il vincere può essere solo una conseguenza di tutto il resto. Quindi bisogna partire sia dall'entusiasmo eh, psicologico, ma fondamentalmente anche da una preparazione tattica. E su questo non penso che. Cioè, i giocatori sono dei professionisti e anche nel giro di meno di un mese e mezzo riescono a, a mettersi insieme. Comunque fino adesso non è che sono stati in spiaggia al mare, ma, ma certo. hanno lavorato. Di conseguenza non è che arrivano proprio a zero. Uh -huh. Però da un punto di vista atletico. Ripeto, quei 25 minuti che descrive il coach per me sono eh, il segnale che la carenza in questo momento e più di benzina, di atletismo, di arrivare quel secondo prima, Infatti di prendere quei due rimbalzi d'attacco prima. tutti quei palloni vaganti dove arriviamo sempre per ultimi avranno un motivo. No? Esatto, quindi di conseguenza adesso un mese e mezzo è un pochino troppo, sì. sono sincero. Okay. Però nel giro di due o tre settimane, se adesso già sono due settimane che carichi, sì. che lavori fisicamente e che eh, stai finendo quella che per te, fra virgolette, è, l, è la fase di precampionato, mm -hmm. quindi... Bisogna avere pazienza per questi altri tre settimane, non un mese e mezzo, mm -hmm. mio parere, ma tre settimane. Tre settimane e poi a dopo, partire da oggi o tre settimane da quando Spiro ha preso la squadra, diciamo? Tre settimane da quando mi ha detto 25 minuti a okay, partire, okay, diciamo okay. questo. No, ecco. perché ha avuto la fortuna di non avere turni infrasettimanali in questo momento. E quindi ha potuto quindi lavorare. Ha potuto lavorare, sì. Perché io l'ho vista anche la partita in casa giocata contro, l'ho vista dal vivo, mm -hmm. la partita in casa giocata contro Verona. ok. E eh, idee tattiche, in particolare difensive, eh, eh, si era visto, cioè c'è una logica uh -huh. eh, di tipologia di difesa che si fa su certi aspetti tattici, ad esempio sul pick and roll si faceva bene e chiaramente questo, uh -huh. eh, che non sto qui a descrivere perché non è questa la sede, però okay. eh, quindi l'idea tattica c'era. Il coinvolgimento invece complessivo in attacco un pochino di meno, e questo spiega anche la sterilità che spesso purtroppo la VLA ha in fase offensiva, cioè c'è una media di, di punti inferiore ai 70, sì, eh, sì. non arriva a 70 di media. E questo ovviamente il lavoro che Spiro, a mio parere, eh, a mio parere eh, poi magari potrei sbagliarmi, sì. deve fare sia, è sia atletico che di trovare una certa fluidità e fiducia offensiva. Adesso okay. sei di nuovo tra noi. Beta. Ok, allora vai pure. Perfetto, allora buonasera a tutti quanti. Buonasera a buonasera No, Anna. non abbiamo ancora Alessio. No, non, non abbiamo ancora Alessio. Ok. Niente, questa sera abbiate pazienza, ma i problemi tecnici possono capitare. Noi, però, qui invece sì, ci sì. sentite bene, quindi andiamo avanti. E allora, Matteo, io ti coinvolgo in questa chiacchierata È evidente che Spiro ha provato a chiedere a Khalil Mad un diverso atteggiamento, no? si è visto, anche se questo poi gli ha fatto perdere un po' di pericolosità, eh, pareva quasi troppo preoccupato a pensare di fare la cosa giusta che gli era stata raccomandata. Tu credi in una metamorfosi per questo giocatore oppure no? Io credo che la metamorfosi di Ahmad cioè, ci deve essere, ci deve essere perché penso sia necessaria per un miglioramento della VL in questo momento. Chiaramente Ahmad si è caricato sulle spalle gran parte del peso dell'attacco in queste uh -huh. partite salvo poi ritorcersi contro perché poi come abbiamo anche sentito da Ramagli contro Verona in, in sala stampa a fine partita Ramagli ha detto a me è bastato fargli fare le cose che non gli piacciono cioè passare la palla è vero, si sì, ha detto così, è stato un po' brutto sentirlo <ride> dire <ride> è dal stato coach brutale però sì, alla fine sì. ha avuto ragione lui sì. Ok. quindi è importante che Amad impari anche a diversificare il proprio gioco per coinvolgere sicuramente più la squadra perché come ha detto anche Gigio prima eh, Pesaro eh, ha uno degli attacchi meno prolifici della 2 e viceversa Ahmad è uno dei maggiori cannonieri della 2 quindi uh -huh. questo significa che sono gli altri che non segnano certo. non è certo lui bisogna distribuire di più il gioco Però senti mh, la sensazione è che lui manchi un centro con cui giocare anche il suo pick and roll cioè che magari la palla potrebbe passarla, ma eh, forse ha bisogno di trovare una spalla che era ideale per il suo gioco, almeno guardando i filmati eh, delle stagioni precedenti ci sembrava che questo lo facesse bene, quindi forse questo manca un po'. Ma manca sicuramente, ma questa è stata anche una scelta tecnica abbastanza chiara già dall'estate, quella di eh, costruire una squadra senza un pivot puro, un 5 di ruolo. Uh -huh. Una scelta che, eh, diciamo, a conti fatti, adesso si sta rivelando anche questa un pochettino deficitaria. Quindi manca un playmaker che distribuisca il gioco, manca anche un, manca anche un lungo che prende rimbalzi, ma che riceve anche palloni. Non ha detto sotto niente, canestra. manca l'asse, eh, ma questo comunque in fase di costruzione, com'è possibile non prova, accorgersi prova. che non hai i due giocatori chiave per costruire il gioco, Gigio? Allora, non è che mancano i due giocatori Oppure chiari, ci sono, ma non sono efficaci. A mio parere, eh, nel ruolo di playmaker non, in brono sta rendendo come avremmo voluto tutti quanti, ma altrimenti è un eccellente giocatore. Eh, per quanto riguarda è anche tutto il reparto guardie. Cioè, eh, teniamo fermo una cosa: i giocatori. Eh, il reparto guardie della, della VL è un reparto guardie eh, eccellente. Sì. <coughs> Manca veramente quel giocatore eh, che occupi l'area perché, mh, se tutti i giocatori quando si creano dei blocchi per la palla, in, cerco di entrare un pochino sul tecnico. Ma uh -huh. se si creano dei blocchi per la palla, poi si aprono, si fa i, quello che, il pick and pop, tutti okay. fanno pick and pop e nessuno rolla invece in profondità dentro lo smile fin sotto la rete, lì, non si creano aiuti. Forzati, cioè, perché quando uno tirolla canestro, dal lato debole ti deve arrivare un aiuto che va sul lungo perché il difensore del lungo deve fare un raddoppio, deve fare uno show sul palleggiatore di palla. Certo. Senza creare quel tipo di aiuto non si creano rotazioni. Non creandosi rotazioni, non c'è la possibilità di fare quell'extra passaggio, quel passaggio in più che ti libera coi piedi per terra. Un tiratore boom, con i piedi per terra per poterlo Infatti, fare se un 5 si sta sul perimetro, tanta fatica E sì. è, è, è quella la difficoltà. Ci vuole uno magari nemmeno un fenomeno. Uh -huh. Ma che quando entra dentro, se non scatta le rotazioni, può ricevere un passaggio su, rollando e, e concludere con un semplice appoggiano. Ma può fare dell'Aurentes, questo, secondo te? Assolutamente sì. In effetti, è probabilmente in questo momento, visti anche gli infortuni. L'unico giocatore in grado, oppure che ha come ruolo quello, appunto quello lì. Però De Laurentiis doveva essere un buon cambio, certo. è un buon cambio. Eh, non è le, nelle corte di Zanotti, non è nelle corte di nessun altro. Giocatore eh, lungo momento. Diciamo della che è capitato soltanto la sera contro Avellino, in cui Lombardi non solo ha fatto 4 su 4 da 3, ma era stato proprio spostato a giocare da 5 per rollare dentro. E quella sera lì, infatti, ha fatto 28. Solo che è stata un'eccezione, una serata magica, diciamo. Ma lì sotto, allora, partendo dal presupposto che i 5 forti, ricordiamoci i vari Blair mm -hmm. di un tempo, no? cioè quelli a cui dai la palla e si gioca l'uno con contro uno spalla canestro, non esistono più, oppure se esistono sono in Eurolega, oppure se ci sono costano delle cifre astronomiche. I cinque eh, nel, in A2, ma anche in A1, nella pallacanestro canestro da adesso, devono saper fare tre cose. Uno, difendere sui pick and roll, quindi aiutare o contenere o fare fondo, dipende che cosa decidi di fare l'allenatore. Due, prendere rimbalzi, in particolare d'attacco, okay. perché con i rimbalzi d'attacco si vincono le partite. Tre, rollare a canestro per essere una presenza lì dentro che innesca gli aiuti e le rotazioni. Devono fare delle cose proprio eh, semplici, basilari, semplici e sì. anche banausiche in certe situazioni. Sì, ecco, sì, sì, sì no, però anche Spiro, è estremamente utile. Anche Spiro l'altro giorno ha detto: Ma in fondo a pallacanestro è semplice, non è così complicata. Soltanto che a noi in questo momento sembra complicato tutto. E qui questo succede quando perdi troppe partite, si crea un ambiente pesante e tutto ti sembra difficile anche. Anche le cose più stupide, anche una rimessa sei terrorizzato di sbagliarla. Quindi, dopo sì, si crea una Prima le parlavi di circolo virtuoso, questo è un circolo sì, vizioso, esatto. come si dice vincere aiuta a vincere. In questo caso è perdere aiuta a perdere. Eh, forse. Purtroppo sì. Allora, adesso se ti hanno dato un gelato, che è un altro tipo di microfono, forse riusciamo a coinvolgerti. Sì, allora spero mi sentiate tutti quanti, adesso finalmente sì. mi è tornata la voce. <ride> quindi, buonasera, Betta, buonasera ai nostri ospiti, ma soprattutto buonasera a tutti i nostri cari amici telespettatori. Abbiate pazienza, purtroppo questo è anche il bello della diretta, ho qualche problemino tecnico. Allora, come dicevamo all'inizio, io adesso vi leggerò il contest, quindi preparate i telefoni per mandarci la risposta il più velocemente possibile. Allora. Nella sua carriera di allenatore Gigio Gresta ha vinto un campionato di Lega 2 con la Sic Jesi. Vogliamo sapere in quale stagione ottenne la promozione e qual era la squadra che sconfisse in finale. Quindi, ovviamente, mandateci il messaggio al 370-366-7210 e non siate timidi, iscriveteci anche su Facebook. Tutte le vostre curiosità, tutti i vostri dubbi e anche qualche osservazione. A te la linea beta. Ok, se vuoi ripetere il numero di telefono di WhatsApp, anche se i nostri spettatori lo sanno benissimo. Ormai, certo, 370-366-7210. Però... Posso concorrere anch'io? Eh, eh. È troppo facile per te. <ride> allora, quindi domande per i nostri ospiti e, e risposte per il contest. Le linee sono aperte, quindi andate pure. Allora, adesso chiederei alla regia di mettere la foto di Danilo Petrovic perché dopo il controllo che era previsto mh, proprio in questo in quest inizio di settimana lo staff medico ha dettato i tempi di recupero, che comunque per chi sa cos'è la frattura di un metatarso era abbastanza scontato che dopo un mese di gesso, gesso comunque di tutore, ci sarebbero voluti un paio di mesi. Adesso magari sono stati un po' larghi, perché io conosco un po' lo staff che è sempre molto prudente, però dai, diciamo che comunque sia... Mh, Entro Natale Petrovic ci sarà, ma anche se tornasse una settimana prima non cambierebbe la sostanza. Cioè alla squadra manca un quarto lungo dall'inizio dell'anno e, e quindi che cosa fare? Secondo te vale la pena ancora continuare a cercare un lungo italiano che non c'è, mi dicono, perché in questo momento chi ce li ha ancora se li tiene a ottobre, domani no? inizia novembre diciamo. Oppure per ovviare a questa situazione bisogna sacrificare secondo te un americano e provare così a dotare la squadra di, di un centro che in questo momento davvero si fa fatica senza. Allora, a mio parere eh, allora, partiamo dalla necessità, l'abbiamo detto prima visto il suo infortunio in questo momento da un punto di vista di roster, ciò che manca alla squadra purtroppo è proprio quel ruolo lì perché c'è solo De Laurentiis e c'è eh, Zanotti che sta Giocando in un ruolo che non è propriamente il suo, okay. eh, poi bisogna guardare un'altra cosa, quello che è il regolamento: le Doa. Il eh, uh -huh. regolamento permette: entro la fine del girone d'andata uh -huh. due sostituzioni, di due giocatori però senza visti a disposizione. Certo. Nel senso che il terzo visto che è contingentato, ma che hanno quasi tutte le squadre, uh -huh. lo si può utilizzare solo nel girone di ritorno. Certo. Quindi che cosa implica questo? O che vai a pescare su un comunitario, uh -huh. partendo dal presupposto che l'italiano non c'è, o che vai a pescare su un comunitario, oppure che vai a pescare su un giocatore che ha già giocato 5 partite ed è già vistato. Ma anche qui se una squadra te lo manda via, probabilmente perché qualche, qualche, qualche problema c'è. Allora è veramente difficile trovare uh -huh. la soluzione. Eh, quello che mi viene da dire è che sappiamo. Quello che è il bisogno della squadra, però chi opera sul mercato e chi allena la squadra, ma in particolare chi opera sul mercato, sa se c'è qualche comunitario, se c'è qualche giocatore già avvistato a disposizione o impossibile che ci sia, ma mm -hmm. eventualmente anche qualche italiano. Cioè adesso, se, si, scusa, si, parla, eh. si è mossa un po' la situazione di Napoli, però non mm. hanno tagliato un lungo. E... Poi ancora la situazione è in evoluzione, ma comunque sono arrivati due giocatori nuovi a Napoli, quindi qualcosa forse potrebbe muovere, però deve essere il giocatore giusto, non è che possiamo prendere una guardia se magari Napoli taglia una guardia. Insomma. No, bis bisogna quindi, guardare quindi, il giocatore. Ecco che poi il coach eh, eh, descrive come la necessità. Adesso mh. noi abbiamo detto che secondo noi ci vorrebbe un po' di peso vicino al canestro e qualcuno che riempia l'area, eh, la, l'area eh, rollando eccetera eccetera. Magari... Uh, il coach di un'opinione diversa e di conseguenza visto che la squadra in mano, in mano sua si segue a quella strada lì però vero è che se si dovesse uh, agire mh, per lo straniero uh, ci sarebbe un giocatore da dover sacrificare in questo caso quindi certo. ecco uh, è difficile trovare il bando della, ma della uh -huh. matassa perché perché i fattori sono diversi. Sì. E un mercato più stringente in A2 esatto. si sapeva, quindi forse anche dotarsi magari di un eh, americano e di un comunitario come partenza sarebbe stato meglio perché così potevi giocarti un visto e con questo visto prendere un americano anche dove volevi, invece così lo puoi prendere solo in Italia. Sì, oppure eh. vedere cosa si riesce a fare aspettando il girone di ritorno, mm -hmm. se c'è qualche. Eh, qualcosa, qualche, qualche partita che dà eh, la, possadi, la possibilità di vedere la fine del tunnel un pochino più vicina e mm -hmm. quindi riuscire ad attendere fino al girone di ritorno. Poi a quel punto eh, si, si aprono più scenari, anche perché c'è un visto a disposizione che potrebbe essere utilizzato oppure magari ci sono più giocatori vistati già ancora sul mercato da poter andare mm -hmm. a pescare. Matteo, chiudiamo allora questo capitolo di Petrovic, chiedo anche a te questa cosa, il potere, non facciamo un gioco, il potere di fare solo un movimento, sei te in questo momento l'allenatore, cosa fai? Allora, deve essere però un movimento realistico, uh -huh. chiaramente, perché come dicevamo prima, di italiani nei ruoli magari di lunghi, <coughs> ma anche non solo i lunghi, ce ne sono veramente pochissimi e quelli buoni adesso sono già tutti accasati. Movimento realistico, ovviamente sul banco degli imputati deve andare uno dei due americani uh -huh. per essere sacrificato e in questo momento ci fra la mano il sacrificato sarebbe King, per uh -huh. forza di cose, per andare a prendere un lungo che occupi l'area, come diceva Gigi. Ok, Alessio, veniamo da te, vediamo se sono arrivate un po' di domande per i nostri ospiti, ma anche dei commenti, perché non siete obbligati a fare una domanda, potete anche fare delle considerazioni. Sì, allora abbiamo proprio una domanda con l'ultima affermazione che è stata fatta da, da Matteo. E dopo l'entità dell'infortunio e il cattivo rendimento di King, andare immediatamente nel mercato è un'idea così sbagliata perché bisogna fare attenzione che la B è a un passo. Questo ce lo scrive Max <ride> da Nova Feltria. Ma poi abbiamo anche okay, Michael... Mac, Max in qualche modo abbiamo già risposto, esatto. quindi grazie per la tua domanda. Comunque... Ma poi abbiamo anche Michael che ci chiede eh, se questa VL riuscirà a mettersi dietro almeno 5 squadre chiede in questo sempre. campionato. Michael, questa è la tua domanda fissa che proprio esatto. ti ha, ti ha stordito è... ormai, però <ride> vuole essere rassicurato. Rassicuriamo esatto. Michael. Riusci? Allora, <ride> eh, il roster della VL è un roster... Competitivo, uh, cioè in bro è, è un ottimo giocatore che sta giocando male, però è un ottimo giocatore. Tornassi a quest'estate, quando è stato firmato in bro, eh, io ero felicissimo perché è un buon giocatore. Poi sta giocando molto male, bisogna capire che cosa ha. Mm. Mm, se è un problema fisico, se è un problema di condizione, se è un problema di ambientamento, oppure è, 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 è la soluzione a questo lo può trovare solo chi lavora tutti i giorni con, con Imbro. Sì. La squadra nel suo complesso è deficitaria in un punto che abbiamo descritto, uh -huh. a mio parere è deficitaria in quel punto, però da lì a pensare eh, di, vedere di salvarsi per non finire in Serie B, eh, cioè... Mm, Deve veramente, cioè, non voglio dire niente però uh -huh. io cercherei di guardare a questa squadra come poterla migliorare ancora per sperare di lottare per altri risultati. Questa è la mentalità, ecco. oggi ho letto una bellissima dichiarazione di, del presidente Marino di Brindisi, Brindisi <coughs> in questo momento è messa peggio di noi perché ha vinto solo una partita, va bene ha rotto due giocatori importanti, comunque sia sì, è sempre penultima a due punti e questi giocatori non torneranno subito perché sia l'infortunio di Ogden che quello di Vildera sono gravi. Allora oggi Marino dice testualmente, questa cosa qui la dico ma la dirò pubblicamente anche ai giocatori, eh, che io non, non perdono più niente, quindi da gennaio quando il mercato riaprirà, no, come dicevi tu prima, no, con questo visto in più da usare. Eh, io non guarderò più in faccia a nessuno, cambieremo quello che ci sarà da cambiare perché noi non eh, deragliamo dal nostro obiettivo iniziale che era quello di fare i playoff promozione. non dice di vincere il campionato perché ovviamente eh, è realista, però per me questa è la mentalità, cioè domani è il primo novembre, ok? E secondo me arrendersi adesso a un campionato dove noi lottiamo per eh, non retrocedere, a me sembra una io, follia, cioè io bisogna io fare beta. di tutto per invertire la tendenza e tornare sul tuo obiettivo. Iniziale che non vuol dire che arriverai secondo, ma vuol dire almeno entrarci nei playoff. No, ma io quello che ripeto che con, parlando con i miei amici, con altri colleghi, è che siamo troppo brutti per essere veri. Uh -huh. È una squadra che è esperta, ha giocatori che hanno fatto campionati di Serie A, campionati di Serie 2 da protagonisti, che hanno sempre fornito un ottimo rendimento. Quindi siamo veramente troppo brutti per essere veri. Uh -huh. Quindi prima o poi la qualità deve venire fuori, uh -huh. ma anche come messaggio. Tu puoi andare da Zanotti, da Bucarelli, dai Bro, uh -huh. da Imbro e dirgli: noi, noi rischiamo di retrocedere, cioè, ma, ma questi si guardano un attimo e dicono: oh, ma, ma stiamo scherzando o no? Uh -huh. Cioè, qui bisogna trovare la soluzione per fare in modo di riportare la squadra eh, a, a, a vincere delle partite uh -huh. per lottare per essere dentro i play-off e poi attenzione, perché andare a giocare a Pesaro. Uh, si rischia grosso anche se sei uh, la prima testa di serie dei playoff cioè la seconda classificata cioè anche nella testa uh, dei giocatori il messaggio deve essere quello noi siamo forti stiamo giocando male ma siamo forti uh -huh. stiamo perdendo ma siamo forti cosa bisogna fare per diventare uh, realmente forti e per meritarci è. quello questo però eh, trasmettendo fiducia, perché se si trasmettono, se ne troveremo cinque dietro di noi, oh mamma mia, no, non esiste. Mm -hmm. Ancora adesso? Sì, abbiamo un'osservazione un da parte di Antonio che ricorda le parole di Pino post partita contro, con la, contro Avellino su Amad e cita si sì, è sacrificato in un ruolo non suo. Evidentemente Pino contava su Imbro, che purtroppo è stato, come dice Antonio, ed è assente. Ma poi abbiamo anche. Aspetta, su questo eh, ah. vorremmo fare una considerazione. <ride> Amad è una guardia, è un play, è una combo. Può giocare da playmaker. Eh, oppure in questo momento sarebbe più libero di test se potesse giocare guardia con un play forte vicino. Per me, mi viene da dire che. Eh, eh, lo vedo molto meglio come guardia che può fare qualche minuto da playmaker, ma come guardia con a fianco un imbro eh, all'altezza del suo nome, che giochi come, come sa fare <coughs> e che possa innescarlo nella maniera giusta, ma quindi, che la squadra possa innescarlo nella maniera giusta. Quindi non tar... sono due doppioni, secondo te? Poteva essere una giusta coppia? Da può essere, adesso. Come ruolo si assomigliano parecchio perché anche Bro, Bro non è un playmaker puro. Però il fatto è che eh, questi sono forti, li abbiamo. L'importante è metterli nella situazione tecnico-tattica per poter essere utili l'uno con l'altro. Uh -huh. eh, però assolutamente si poss possono giocare assolutamente insieme anche se si assomigliano come ruolo, uh -huh. e a lo vedo molto meglio. Nel ruolo di guardia e in bro, in quello del playmaker, anche perché eh, da italiano a me è sempre piaciuto avere il playmaker italiano e, e avere eh, tirando fuori un po' di calcio il centravanti eh, americano, cioè la guardia americana, okay. perché sono meno abituati a pensare proprio come, come, sì, come loro cultura. Uh -huh. E invece il playmaker sempre, ha sempre il filo diretto con l'allenatore. E quindi, se è uno di, di noi ci si capisce meglio. nella mia carriera, i campionati che mi sono andati meglio, ho avuto Lupo Rossini, ho avuto Luca Vitali, ho avuto playmaker fondamentalmente italiani. Mi hai detto due nomi da ridere: tutti sì. belli e grossi. Sì. Eh, Matteo, be... ti faccio. Ahmad, no, volevo solo dire che Ahmad è un attaccante: sì. è un attaccante puro uh -huh. e sicuramente gli piace molto avere la palla nelle uh -huh. mani. Serve, secondo me, di fianco a lui un playmaker un po' meno egoista che lo metta in ritmo e gli faccia mm. avere la palla con i tempi giusti. E che no? La dia sempre a <coughs> lui, altrimenti a forza di correre avanti e indietro, qualcuno poi si demotiva. Ah, cioè, certo. se io difendo, prendo rimbalzi e in attacco non vedo mai un pallone, magari alla decima volta forse non ho più voglia di difendere, non lo so, a volte nel basket succedono queste cose, no? Matteo ti volevo chiedere invece eh, questa voce di Avellino che è uscita oggi, raccontaci un po', io sinceramente l'ho letta di sfuggita, non mi risulta che Pesaro in questo momento eventualmente sarebbe disposta ad ascoltare una richiesta per Imbro perché si spera ancora appunto di recuperarlo e di trovare il giocatore forte che avevamo sì, pensato di avere. È uscito un rumor su siti diciamo, dedicati mm -hmm. dove che solitamente sono anche abbastanza ben informati. Su, di un interessamento di Avellino per Imbro. Si parlava addirittura anche di Varese, che uh -huh. avesse manifestato un certo interesse, però al momento si è chiuso tutto con un nulla di fatto. Ma anche verificare. perché Avellino, sinceramente, che c'ha Mussini. E, che sta e, giocando e, bene, tra l'altro. Certo, e anche l'Argentino non so, mi sembra un po' di troppo in quel ruolo. Cioè, a meno che non abbiano un infortunio di cui noi non sappiamo o un problema di cui noi non sappiamo. Comunque. Al momento sembra che questa voce sia infondata, poi vedremo. Ma poi basta dire no. Non ah, è ah, neanche, certo. esatto. <ride> ma, ma magari qualcuno in questo momento tra i tifosi <ride> glielo darebbe anche. Però. Di certo, mh, i sei minuti giocati solamente da Imbro nell'ultima partita fanno comunque pensare anche a questa cosa qua. Sì, è vero. Però è anche vero che Spiro mh, ci crede in lui. Cioè, lui oggi mi ha detto sempre in questa intervista che esce domani, lui dice. Quando Imbro ritroverà la sua condizione, perché è palese che non è in condizione, non avrà smarrito quello che aveva prima, cioè non è che uno può aver disimparato a giocare a palacanestro, la leadership, la personalità, le qualità che aveva prima le avrà anche dopo. Il problema è ritrovare una condizione fisica che lo renda più lucido in questo momento. Se tu sei indietro fisicamente e tutti corrono, tu non sei lucido per poter esprimere il tuo talento. E io su questo sono sostanzialmente d'accordo, anche se non è il mio tipo di playmaker preferito, per me il playmaker rimane. Cinciarini per capirci, ecco. però mh, è andato a, a fare bene in Serie A. <ride> chi spezzo una lancia, chi diceva cosa ci va a fare, eccetera, ha fatto 17 domenica. Quindi Andrea a 38 anni ancora ne aveva di cose da, da dare ed è andato a farle al piano di sopra, dove ancora si può permettere di giocare così. Poi i tifosi magari sono arrabbiati per questo, però è una scelta di un giocatore professionista. Un peccato perché insomma, rappresenterebbe proprio il prototipo, secondo me, del playmaker che in questo momento ci manca. Playmaker sì. non egoista, che fa girare la squadra. Esatto, Ed è sì. un leader. Sicuramente saremmo andati bene con Cincia, però poi chissà, magari con Amad che gioca ai mille all'ora non era il tipo di gioco di Cinciarini. Qualche volta ci ho pensato a questa cosa, ma stiamo parlando del nulla perché tanto non è successo. E quindi <ride> e, Alessio, hai un'altra domanda per noi? Sì, allora ci scrive Andrea. E ci fa una bella domanda. L'aspetto psicologico è fondamentale. Siamo sicuri che remino tutti dalla stessa parte? C'è unità nella squadra? Questo è interessante. A me è sempre interessato moltissimo l'aspetto psicologico nello sport. Gigio. Quanto conta questo? Allora, l'aspetto psicologico nello sport, in ogni sport, sia individuale che di squadra, eh, incide per una percentuale molto elevata. È difficile trovare una... però eh, sicuramente conta tanto, conta Beh. almeno il 50% della performance, la convinzione, la fiducia, la fiducia in se stessi. Ecco, prima quando dicevo eh, che anche il messaggio che bisogna dare non è quello, ne troveremo 5 dietro, ma come facciamo per arrivare eh, a Ad quelle avanti. davanti? Perché è un messaggio importante che dà fiducia ai giocatori, ti senti... Cioè, anche meritatamente perché la loro storia lo pretende non meritatamente quest'anno ma meritatamente per quella che è la loro storia quindi l'aspetto psicologico incide tantissimo l'allenatore eh, lo deve avere eh, per natura cioè, non, eh, adesso va di moda i mental coach sì. cioè, però se un allenatore si deve far aiutare da un mental coach vuol dire che di per sé non, non, non ce l'ha e quindi quel, quel ruolo Importante, non l'unico di un allenatore, quello di sapere comunicare. e, e In questo Bianchini era eccezionale, cioè Bianchini eh, entravano in campo i giocatori e mordevano, mordevano gli avversari, perché Valerio era un motivatore impressionante, quindi la parte eh, psicologica e motivazionale è fondamentale. Eh, io penso che non ci sia nessun giocatore al mondo, o meglio, uno su mille che gioca contro qualcuno, contro l'allenatore, contro la società, contro il pubblico. Poi dove? A Pesaro, contro il pubblico, che c'è il pubblico più numeroso e più caldo d'Italia, contro la società che comunque eh, ha sempre rispettato i suoi impegni, contro l'allenatore, ma Spiro appena arrivato uh -huh. e poi non mi sembra uno che meriti mh, che qualcuno gli giochi contro. Quindi impossibile, non ci credo, però vero è che un aspetto fondamentale è sempre trovare quella chiave psicologica che ti va a accendere delle persone, ti va a accendere le motivazioni delle persone che non siano solo quelle dello stipendio del 10 del mese. Certo. Ecco, Speriamo. e in quello l'unico individuo che può farlo è l'allenatore. Lì non conta nel vice, nel preparatore atletico, nel presidente, chi riesce a dare quella spinta in più è l'allenatore o il leader fra i giocatori. Sono queste le due figure fondamentali che possono accrescere da un punto di vista psicologico le energie che poi l'intera squadra riesce a mettere in campo. E questa leadership ancora un po' manca perché Ahmad secondo me è bravo ma forse non ancora riconosciuto come leader dal resto dei compagni perché non ha coinvolto ancora tutti. Ecco a me per esempio il primo tempo di Milano mi aveva sollevato il morale perché vedere giocare bene magari gli altri giocatori fare punti zanotti ritrovare le sue bombe maretto tentare penetrazioni senza paura insomma cominciava a vedere che c'era qualcun altro che si prendeva le responsabilità perché se si accentrano troppo su uno una volta che è chiuso tu sei finito e quindi non, non si può essere così prevedibili no? sì. eh, però la leadership ecco l'anno scorso cincia faceva, non è, faceva 5 punti 4 punti non sì, è quello sì, sì. Il e, e, leader all'interno del gruppo è anche un leader quando, ci sono, quando si è anche fuori dal campo, quando si è nello spogliatoio, quando si è a mangiare la pizza dopo la partita, uh -huh. quando c'è un giocatore che è un po' giù e ti arriva il compagno di squadra che magari lo invita a cena. In questo, eh, io ho avuto Lupo Rossini che era eccezionale a Cremona, ho avuto eh, Andrea Conti, che adesso è il GM di Cremona che all'epoca era eccezionale da questo punto di vista, cioè il leader è anche in quello. Magari Andrea Conti giocava tre minuti a partita, uh -huh. Lupo ne giocava 30, però eh, riusciva ad accorgersi di certe cose dove l'allenatore non poteva intervenire, perché non è che vai a, a cena fuori con i giocatori, uh -huh. invece il compagno di squadra, il leader, fare. Cinciarini, mi viene da immaginare sì. che poteva sì. essere lo scorso anno qui, può fare. Allora, adesso chiedo alla regia di metterci sullo schermo la classifica e il prossimo turno. E, vabbè, non pensavamo certamente di dover guardare così in basso per trovare la VL quando la stagione è partita. La domanda è per tutti e due, abbiamo sottovalutato scusa, questo campionato? Secondo te poi Gigio che conosci bene questa serie? Ma eh, no. Eh. Nel senso che le si sapeva già dall'inizio che Cantù, Rimini anche, però uh, Rieti, uh, scorrendole lì, Forlì, uh, Verona, cioè erano tutte, Fortitudo, Bologna dovevano essere tutte avversarie di livello. Sì. Quindi, già anche leggevo nelle interviste o ne in ciò che leggevo sul giornale quest'estate, eh, si era coscienti. Che sarebbe stato un campionato difficile. Sì. Ovviamente nessuno si aspettava di vedere la VL così in basso, uh -huh. però ripeto, eh, bisogna lottare perché sia un, una, una, una situazione contingente, ma sì. uh, come nessuno pensava di vedere eh, Brindisi così in basso, Beh, ancora più in basso, no? e secondo me non è stato sottovalutato, non è stato sottovalutato perché era impossibile sottovalutarlo. Probabilmente chi non leggeva la lista delle squadre diceva sì, la 2 sarà una passeggiata come l'anno. Mi ricordo di Carlton Myers, che fu eh, non non sai, non una fu passeggiata fu fuori, fino a un certo eh, punto. nei playoff eh. dopo sì, eh, ma, sì, ma durante l'anno. Eh, eh. Quindi il mio parere non è stato sottovalutato. No. Adesso ci sono delle cose che non stanno andando bene, mm -hmm. ma con un po' d'attenzione e con un po' di aggressività, di tenacia secondo me si può ritrovare la strada giusta e, e provare a girare questa stagione che francamente non è iniziata bene. No, non è stato sottovalutato perché come dicevamo prima il roster è comunque un roster di tutto rispetto con persone esperte e che hanno già fatto e vinto anche la categoria in Bro stesso l'anno scorso sì. l'ha vinta la categoria, quindi bisogna solamente trovare la chiave, sì. la chiave giusta che diciamo prima per tornare ad emergere. Tu Matteo Vivia Rimini, pur essendo pesarese, le origini per carità... Specifichiamo, no? io sono <ride> di Pantano. <ride> ok, <quindi>. va bene. <ride> Però Vivia Rimini ormai da tanti anni, quindi sicuramente starai seguendo un po' più da vicino la Riviera Banca, che ha fatto un inizio di campionato eccellente, con un po' qual è il segreto di questa squadra che ci farà visita, lo ricordiamo, il 10 novembre per un derby poi tra l'altro molto sentito che non si gioca da tanti anni. E i tifosi pesaresi non vogliono far figuracce quel giorno. Sì, allora io intanto ho visto un altro derby che domenica sera Rimini ha vinto in casa contro Forlì. È stata una partita bellissima. Mm. Perché magari si dice che in A2 è molto più botte, mm. diverso, meno lezioso, meno tecnica rispetto mm. alla Serie A. C'è stata una partita bellissima dove mm. Forlì ha dominato il primo tempo e poi c'è stato un ribaltamento nel secondo tempo dove mm -hmm. Rimini ha completamente ribaltato tutto ed è andata a vincere. Rimane una squadra innanzitutto completa, profonda, allenata da un nostro ex che è Sandro Dell'Agnello, sì. che conosciamo bene, dove a far la differenza in questo momento sono gli italiani, tra l'altro. Anche perché hanno un americano che anche questo conosciamo bene, che è Gerald Robinson, che ha giocato con noi, che è, molto con che è indietro, ha saltato qualche partita, ma nei momenti chiave chi è che fa la differenza sono Grande, il nostro Tomassini, e poi un top di gamma per la categoria che è quel Pierpaolo Marini che, che anche noi abbiamo inseguito a lungo e fa spesso 20 a partita mm -hmm. e poi hanno un americano che è diciamo, un all around che fa tutto fa i rimb rimbalzi, punti, tira da tre Dustin Jones esatto, bravissimo, veramente mm -hmm. bravo e anche dalla panchina si alzano dei signori giocatori un altro nostro ex che gioca in quintetto che è Camara che è un signor pivot, mm -hmm. un vero 5 come dicevamo mm -hmm. prima, a lungo che fa la sua figura anche in A2. Poi aggiungiamo che giocano in un palazzetto che come atmosfera ricorda il vecchio hangar sì. perché è sempre sì. strapieno, è tornato un entusiasmo incredibile, tifosi in festa, veramente un ambiente che dà tanto anche ai giocatori. Per il 10 novembre manca ancora un po', magari una decina di giorni, riusciamo a risalire un po' di condizione, chissà. L'ho vista su LNPTV il derby derby con Forlì mm -hmm. è, vero, è vero, è stata una bellissima partita e, e serve, serve ritrovare quel piglio e, e, e sarà una partita tosta perché mm -hmm. è, è troppo vicino gli <ride> però, però insomma eh, ricordiamoci una cosa, ricordiamoci che siamo Pesaro adesso senza troppa presunzione certo. però siamo Pesaro cioè, non è che siamo eh, Nardò con tutto rispetto per mm -hmm. Nardò opp oppure... Senti, mh, domenica la, la curva ha assicurato che, che ci sarà il solito tifo. Che sosterranno finora sono stati veramente bravi, per me, anche molto pazienti, cioè nel senso che si perde la pazienza, ma proprio quando la squadra ti dà l'idea che. <ride> che non c'è insomma altrimenti io ricordo anche a Forlì ero in trasferta insomma pur essendo stati sotto di brutto tutta la partita la curva ha sempre cantato è sbottata solo alla fine a Milano hanno abbandonato quando la squadra è andata sotto di 26 mi pare o 28 punti ecco mh, questa grande passione e anche questa una volta in poca pazienza secondo me negli anni i tifosi sono diventati anche più pazienti rispetto ai risultati che si producono, no? perché una volta si contestava anche quando la squadra giocava per lo scudetto ecco, se giocare in casa <coughs> comincia a mettere troppa pressione sui giocatori, sarà un problema? come leggi questa situazione? ma assolutamente no mm. allora, prima cosa leggiamo bene che, di che cosa stiamo parlando di pallacanestro, le pressioni eh, una volta Mihailovic mi sa che Disse che se i suoi giocatori avevano pressione mm. la pressione ce l'hanno quelli che si alzano la mattina alle 5 e vanno nei cantieri eh, oppure quelli che vanno in fabbrica e non sanno se saranno in cassa integrazione que questi sono ragazzi che giocano a basket giocano da in un palazzetto il più bello di tutta la 2 eh, davanti il pubblico forse più numeroso o uno dei più numerosi insieme a Forlì così di conseguenza Fortitude. ma quale ma, ma quale pressione sì. ma, ma scherziamo se, se soffri questa pressione mm. Allora non puoi fare questo mestiere. Okay. Allora, se fai questo mestiere, vuol dire che quella pressione non la devi soffrire. Di conseguenza, sempre meglio giocare in casa perché? Perché c'è il pubblico che ti ha sempre eh, sostenuto. Sì, è vero, è arrivato qualche fischio eh, alla fine della partita, però, quando è, quando è finita, uh -huh. di conseguenza, eh, penso che giocare in casa sempre, sia sempre meglio. Giochi sui tuoi canestri, sul tuo campo, con i tuoi tifosi vicino. E il fattore campo nella pallacanestro è un aspetto importante, è importante, un aspetto che incide. Se c'hai paura di giocare davanti ai tuoi tifosi, perché ogni tanto magari ti può arrivare qualche fischio, eh, vabbè, cambia mestiere. Matteo. L'esempio è arrivato da Maretto, insomma, un ragazzo che ha vent'anni senza paura, che si butta in terra per recuperare un pallone, che non ha paura di prendere un tiro. Insomma, ti piace e invece. Quale di Imbro abbiamo già parlato, quale giocatore invece in questo momento ti ha un po' deluso o comunque ti aspettavi di più? Beh, sicuramente Maretto è finora uno dei più positivi. Perché? Perché intanto ha 20 anni. Uh -huh. E quindi, anche parlando prima di condizione atletica, magari è anche più semplice per uno di 20 anni essere più fresco, no, certo. essere atleticamente più pronto. Poi l'ho visto anche molto Grosso. cresciuto <ride> fisicamente sì. rispetto all'anno scorso. Quindi, probabilmente è anche uno che ha lavorato e ci tiene a, a crescere ancora di più e poi anche come testa probabilmente è uno di quelli con la testa più sgombra uh -huh. che sa che non deve magari rendere conto ad un passato o dimostrare chissà certo. cosa Questo e quindi va senza pensarci troppo uh -huh. per quanto riguarda l'altro lato della medaglia sicuramente un giocatore a parte Imbro di cui abbiamo già uh -huh. parlato che non sta rendendo per quello che almeno ci si aspettava è Bucarelli uh -huh. Bucarelli è un giocatore che ha anche lui Tanta esperienza, l'anno scorso ha fatto la finale anche lui per andare in Serie A ed era un giocatore di rotazione importante, che faceva il suo. Io le ho viste le finali e devo dire che ha giocato anche molto bene. Quest'anno appare veramente spento, ho visto anche proprio alcuni tiri che non prendeva neanche il Ferro, che eh, tirando anche quasi da libero è, lì quella, è, è, è quasi proprio un solo una questione di testa. Di testa. Anche un po' di gambe, forse, però, quando il tiro arriva sempre sul primo ferro, che sembra che manchi la spinta quasi un po', no? Però, io non a caso, infatti, guardo che i più scarichi fisicamente mi sembrano Imbro e Bucarelli, che sono quelli che hanno finito più tardi di giocare l'anno scorso, cioè le finali sono finite a fine giugno, se non mi sbaglio. Quindi. Non so, magari. Si, ma siamo a novembre, eh? eh ho capito, no, ancora Giulia, no. Ma... Vabbè, Qua... tra, quasi, tra, no? Qualche, tra qualche cioè, ora. <ride> ormai sì. la fatica delle, dei playoff sono, sono terminati, il riposo sì. si è preso, e adesso bisogna. E basta adesso. So adesso male. basta, adesso bisogna, <ride> bisogna essere <ride> a posto, ecco. Parliamo di ragazzi comunque di 28, Bucarelli 30 anni in bronzo, sì, cioè ne sì, hanno sì, 35-40. No, Bucarelli è anche più giovane, sì. credo che sia del 98, se non mi sbaglio, quindi ecco, ma, insomma non può essere stanco, ecco. Ma sono eccellenti i giocatori. Ah, certo, ecco, ma cioè. infatti è per quello che siamo delusi, perché eh, no? eh, cioè, quando le aspettative sono alte poi si rimane mm. più male forse. Alessio, torniamo da te. Sì, allora Betta, abbiamo una domanda per, eh, per Gigio che ci chiede, e eh, ce la chiede Antonio, viste le considerazioni che hai fatto, se tu fossi il nuovo allenatore della VL lasceresti Imbro come capitano e poi invece, per tutti quanti, eh, Stefano ci chiede... Cosa ci sta a fare Visconti alla Virtus che, dove non vede il campo quando per sarebbe per la VL un giocatore utilissimo e si potrebbe pensare in un taglio di King per prendere un pivot americano? Cosa ne pensate? Allora, passiamo subito alla domanda per Gigio e poi dopo la seconda. Allora, innanzitutto, non sono dentro la squadra quindi non conosco Imbro, ma mm. se è stato fatto da Pino, penso uh, capitano, un motivo c'era. E eh, eh, l'ultima cosa che farei per tirare fuori da un momento di difficoltà un giocatore è togliergli i gradi da capitano, uh -huh. ma anzi dargliene un grado in più da super capitano, così magari mi deve dare una risposta a se ha carattere. Ripeto, io non conosco, da un punto di vista umano, da un punto di vista personale, in Bro, l'ho solo visto sempre giocare in maniera eccellente gli anni scorsi in mezzo al campo. Però darei a lui tutte le responsabilità che il capitano deve avere. Se gli tiro via quello, lo affosso proprio. Quindi come dire, il grado del capitano ce li ha lui, qualcuno ha reputato giusto dargli a lui ed è giusto che si ritenga. Su Visconti, se volete rispondo io, anche perché insomma, la situazione quest'estate è stata abbastanza chiara, cioè quando Pino è arrivato. Toté era già partito e si è provato a chiedere agli altri se volevano restare, e tutti hanno fatto capire in maniera abbastanza chiara che eh, avrebbero preferito andare in Serie A e tutti hanno trovato una sistemazione, Mazzola è andato a Treviso, Tambone è andato a Sassari, Toté è andato a Napoli, Visconti è andato alla Virtus, insomma. quindi vuol dire che eh, erano buoni giocatori se tutti hanno trovato posto in Serie A. Poi, eh, quanto giochino... Cincia, Scafati, l'abbiamo detto prima, eh, questo è un altro discorso. però io mi metto anche nei panni di Visco e dico: quando mi ricapita, magari di anche solo vivere l'atmosfera di un club in questo momento così importante che gioca ad Eurolega. Magari in Eurolega non va neanche nei 12, però forse una volta potrà capitare e magari forse sarà una cosa per la sua carriera importante, non so, o anche allenarsi con certi giocatori allenarmi tutti i giorni contro Bellinelli e vedere come lavora Hackett, vedere come lavora Paiola. E Far... poi è andato a Bologna per laurearsi, si è laureato l'altro giorno, ho <ride> visto. Complimenti adesso. Sì, 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 certo che gli facciamo anche la fidanzata di Bologna, però sono sicura che lui è voluto andare per motivi cestistici e io non mi sento di condannarli perché... No, no, tanti è... giocatori fanno questa scelta e poi magari dopo uno o due anni in squadre di alto livello, magari poi cambiano, vanno in altre squadre, tipo Baldasso a Milano, sì. Mascolo che è stato a Bologna, adesso è cambiato per andare, tornare a giocare. Comunque sì, Ci sono provano scelte. e poi magari se si rendono conto che scaldano solo la panchina. Allora Visconti è andato a Bologna, ok. okay. Bologna, per quanto noi pesaresi, Bologna in Bologna, mm. è tutto quello che vuol dire la Virtus Bologna, e io magari fra un po' potrò anche dire che cosa Poteva dire anche per me la Virtus Bologna, però ancora non lo posso dire perché, <ride> eh, perché non lo posso dire, hai capito, Tubetta, perché? Okay. Ecco, <coughs> eh, però mi arrabbio nel pensare, cioè i giocatori come gli allenatori sì, guardano in che serie vanno, ma uno deve anche guardare in che storia vado, mm. in che città vado, in che pallacanestro vado. Eh, se vado in un palazzetto dove c'ho mille persone in Serie A, eh, cioè eh, ricordiamoci una cosa, e questo lo dico con tutta la convinzione del mondo, mm -hmm. siamo Pesaro. Eh, come può dire la stessa cosa che, ne so, eh, eh, Livorno, ecco, può dire siamo Livorno. Cioè, storia, capito C'è cioè. una storia. C'è una passione, c'è una città che vive per la pallacanestro. E eh, mi arrabbio nel pensare che uno eh, vede, eh, a Pesaro, vede in Pesaro eh, la categoria, cioè la squadra di A2, alla pari di un'altra squadra di A2, non ne voglio citare altre eh, perché già ne ho citate una prima e già magari posso stare antipatico con qualcuno. Si capisce cosa intendo dire. Cioè, pesaro. Cioè, tu vuoi eh, dire eh, che in qualche modo eh, è una 2, ma forse. Quando in, la Juventus non era in serie B, in eh, la Juventus era in serie B, però Del Piero uh -huh. è rimasto a giocare e Buffon. Sono rimasti a giocare alla Juventus. Uh -huh. Quando il Milan era in serie B negli anni 80, Baresi è rimasto a giocare nel Milan. Ecco, noi eh, Livorno. Ehm, Cantù, uh -huh. eh, adesso un pochino alla volta anche brindisi perché comunque uh -huh. c'è una storia anche degli anni precedenti, uh -huh. cioè eh, si è in A2 ma eh, si è come quando il Milan era in A2, quando la Juventus era in A2, uh -huh. quando il Torino era in, no in A2, uh -huh. scusami, in Serie B. Eh, quando il Torino era in Serie B eccetera c'è una storia non non... e quindi ok se vai alla Virtus Bologna ok se vai in Eurolega ma se decidi di andare a giocare in un'altra piazza eh, prima di rifiutare pesaro perché è in a 2 ah usto we have a problem non ecco, non meglio che te ne vai ecco sì. eh. okay. ma anche gli allenatori eh? anche sì, gli allenatori. Sì, 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 certo. cioè um... Ok, è molto chiaro. <ride> ma può essere banalmente una questione di soldi anche. Ma quanto mai potrai guadagnare in più? Se, se guadagni in più 80.000 euro, cioè ti capisco anche, uh -huh. ma se guadagni il 10% in più non può essere una questione di soldi. Non è che uno sceglie per 5.000 in più o 5.000 in meno una dove giocare e un passo così importante per i tuoi stimoli, per il tuo desiderio di fare. Per l'importanza che ha quello che tu fai, perché tanto è inutile. Allenatori e giocatori sono egocentrici, <ride> okay? vogliono essere dove vengono riconosciuti, okay. altrimenti fai l'impiegato come faccio io o fa qualcun altro, <ride> capito? Cioè, tu vuoi essere nel posto dove quello che fai viene riconosciuto come importante. Okay. E a Pesaro, Livorno, Cantù, cioè, eccetera, ma infatti, viene reputato tale ma infatti. Eh, so che tutti i giocatori con cui Spiro ha voluto parlare singolarmente quando è arrivato gli hanno detto es esattamente questo siamo venuti qua sono venuto qua anzi perché ognuno era individualmente davanti al coach e sono venuto qua anche per questo per la storia per la tradizione per eh, il palazzo per il pubblico quindi questa cosa deve essere un, un valore un vantaggio non una pressione uno svantaggio una paura mm. eh, adesso un limite ecco perché se no mh, allora non ci siamo mm. Allora, andiamo verso la chiusura, dobbiamo parlare della prossima partita, spazio quindi agli highlight di Orzinovi Torino, nostra prossima avversaria. Orzinovi che ha ritrovato la, la Serie A, eh, la Serie A2 dopo essere retrocessa perché il proprietario di Treviglio, che è andato in rotta con la piazza, ha deciso di spostare il titolo e quindi si sono ritrovati di nuovo una squadra di Serie A2. Sì. E hanno sfruttato bene l'occasione perché mi sembra anche parto da te Matteo perché la domanda era proprio questa nonostante questa situazione anomala la squadra è stata costruita bene e se la sta cavando che <coughs> avversaria è per te? è una buona squadra innanzitutto ha 8 punti quindi comunque 4 punti più di noi hanno due ottimi americani uno è sicuramente anche più che ottimo perché Jarvis Williams è un americano che ha un'esperienza anche europea enorme uh -huh. anche credo anche in Eurolega sia stato un anno se non sbaglio, comunque un giocatore Perché da quasi doppia doppia di media numero 4. e quindi per noi saranno dolori visto uh -huh. anche diciamo le nostre lacune eh, nel settore lunghi poi sì. hanno il cl la classica guardia che, che fa Canestro che è Gabe Divo, l'altro americano, ed è il loro miglior marcatore e poi hanno un playmakerino vecchio stampo che è Luca Vencato che è uno dei migliori assist man del campionato Vecchio stampo perché segna poco ma distribuisce molto il gioco agli altri e poi hanno anche altri italiani molto interessati, un certo Cosimo Costi che ha fatto 20 punti nella in questa mm -hmm. partita qua contro, contro Torino, molto interessante, una letta credo che abbia 22-23 anni. E altri italiani chiaramente di complemento, ma neanche tanto perché hanno quindi questo playmaker che è Vencato e l'altro che è Pepe, che invece è un pochettino più razziente per cambiare l'inerzia delle partite. Sì. Spiro, tra l'altro, lo conosce bene, Vencato perché l'ha avuto a Ferrara, quindi speriamo che trovi il modo di metterlo in difficoltà perché quando hai avuto un giocatore conosci i pregi, ma magari anche i difetti. Gigi invece ti chiedo, eh, tu sicuramente conosci Franco Ciani, coach navigato, che tipo di squadra ha allestito e come l'allena? È una squadra eh, che gioca ad alto ritmo. È una squadra che sta segnando anche tanto, supera gli 80 punti di media partita se non sbaglio, e, e, e sta giocando con l'entusiasmo. Franco è, è uno che, dal un punto di vista di motivazione, ne sa dare, è, è capace, eh, in termini di empatia, eh, ad entrare in feeling con i giocatori e secondo me questi successi avuti eh, queste partite vinte questo buon inizio di campionato eh, sta aiutando perché le vittorie portano le vittorie certo. non voglio dire che le sconfitte portano le sconfitte perché <ride> vorrei dire che non va bene adesso, però le vittorie portano le vittorie in più eh, anche l'inserimento di Fabrizio Frates all'interno della loro organizzazione da questa settimana è un, è un inserimento importante perché Fabrizio è un patrimonio della, del tecnico sì. della, italiano, l'assistente storico della nazionale Argento ad Atene, quindi, ed è un grosso conoscitore di basket, oltre che un avversario sempre... Lui aveva poi ricoperto già questo ruolo a Cantù, a Cantù quindi ormai ecco. stava facendo il dirigente, sì. no? ha lasciato la sì, panchina. Sì. Sarà di supporto a Franco, eh, perché poi Fabrizio è anche una persona tatticamente molto capace, ma anche un saggio che sicuramente mm. averlo dietro come supporto per un coach è una cosa importante, importante. Alessio, allora, siamo in chiusura eh, se hai un altro paio di domande possiamo farle poi diamo però la soluzione del contest Sì, allora, guarda, una domanda di Riccardo che ci scrive visto che anche la confessione di De Laurentiis ha di fatto confermato ulteriormente che ci sono stati enormi problemi in fase di precampionato e preparazione, la domanda è Com'è possibile che nessuno in società si sia reso conto per tempo di questo? Era possibile intervenire secondo voi per evitare queste condizioni? È quello che ci siamo chiesti tutti. Eh, sinceramente per noi è difficile rispondere a questa domanda. Io ricordo solo che il giorno che sono andata a Carpegna al Media Day, al ritiro, eh, Pino mi aveva fatto una battuta sul fatto che insomma, si stessero un po' massacrando i giocatori dal punto di vista atletico, ma me l'aveva detto col sorriso, quindi io l'avevo presa così come una battuta. No? Ma forse magari qualche problema c'è stato davvero nel, nel decidere il tipo di preparazione, i carichi di lavoro, forse magari. Sapendo che dovevi arrivare in fondo non volevi partire troppo forte, perché questo campionato comunque è lungo, eh, perché sono 38 partite, poi se non vinci il campionato c'hai ancora i play-off, eccetera. Oppure perché magari l'età media di molti giocatori è attorno ai 30 anni? Non ho idea, però sicuramente qualcosa è stato sbagliato. E se i collaboratori non sono riusciti a farsi ascoltare, i motivi sinceramente li sapranno loro. Per noi è difficile da fuori dire questo. Ma ecco, in effetti, questo è, cioè, è, è impossibile sapere che cosa Roby Venerandi, Giacomo Baioni e tutto mm. lo staff abbiano detto a Pino e cose invece magari non abbiano condiviso. Cioè di conseguenza, è una domanda a cui. Potrebbero rispondere solo loro, ma giustamente da professionisti quali sono, se rispondono, rispondono nelle, nelle stanze chiuse e non pubblicamente, perché vorrebbe dire eventualmente gettare dello sterco nei confronti di un professionista come Pino che non. la sua storia non lo merita, ecco. Okay. Alessio? No. Posto così. Adesso allora. abbiamo solamente tante risposte per le domande eh, so, per perché, il contest, perché quindi... la partita con Rimini comunque tira, eh, esatto. sperando che sarà una bella serata e allora diamo a Cesare quel che è di Cesare o a Gigio quel che è di Gigio. Ah, non lo so, punto. la risposta la vogliamo fare dare direttamente al nostro ospite o la devo la vita. devo dare io? Dai, dai. dai, dai. dai. Un bel secco 3-0 a 0, uh, a che anno era? Sì. 2003-2004. Uh, si chiesi contro Virtus Bologna. Ah, senti uh, ecco Godi. perché prima, <ride> no, da Pesarese battere ah, la Virtus certo. e poi è successa anche una cosa bellissima. Perché eh, l'anno dopo in A1 abbiamo giocato contro la, fortitu la Fortitudo di Repescia mm -hmm. eh, e in conferenza stampa finita la partita. Managia avevo perso, avevamo perso, e a un certo punto c'era Gaetano Curreri. Uh, degli, in stadi fondo, stadi. degli stadio in fondo fra i giornalisti sì. io faccio la conferenza stampa a un certo punto io da fan degli stadio sì. Vasco e lui eh, il paroliere di Vasco eh, lo vedo e dico ma scusi ma non è il giornalista che Gaetano Curreri Sì, sono venuto a dirti grazie per la bella serata quando hai battuto <ride> i li ha chiamati come li chiamiamo tutti però okay. adesso non lo posso dire okay. eh, eh, e quindi è fortitudine lui eh, sì. Assolutamente, ha fatto <ride> l'inno della Fortitudo, ecco, cioè, è, è, fatto, è stato scritto da Gaetano, e da lì dopo aveva delle amicizie a Iesi con, mm -hmm. con Curreri. Ci siamo visti diverse volte anche a mangiare una pizza a Iesi. Ma partì tutto in quella conferenza stampa che venne a ringraziare per aver battuto bello che soddisfazione eh? poi eh, 3 a 0 non eh, è lasciata da, da mezza fantastica e, e hai vinto lassù perché hai vinto le prime sì, due a Iesi 25 e la terza a Bologna ma poter anche dire in conferenza stampa Sabatini senti lei presidente si continua a lamentare io devo andare di sotto a festeggiare arrivederci eh, bellissimo Beh, visto, <ride> era <proprio bello. ride> ma era difesa. la Virtus quella di Mario Boni quella era, no no era la, quella l'anno dopo era la, dopo. la Virtus Branson ah. Nicolai eh, Podesta vicino al canestro, eh, Pelussi... Allenatore? Eh, L'allenatore è Albertone, ah, Alberto Bucci, Bucci. Eh, che in gara 3, intanto stava 2-0 per noi, ha detto, tanto in gara 3 io, proviamo qualcosa, sì. ma tanto è normale che si possa anche perdere, però sì. con i ragazzi ho detto vogliamo fare una cosa, vogliamo fare la 1-3-1, che non l'abbiamo mai fatta mm. tutto l'anno. I mm. ragazzi hanno detto sì, facciamola 1-3-1, eh, l'ho deciso proprio insieme a loro e insomma andò bene perché vincevo di, di 25 punti in gara 3 avevi quindi, Rocca in quella formazione? c'avevo Mason, c'avevo Blizzard il giocatore che ci servirebbe oggi Mason, Mason Rocca Date, ri, clonatelo e riportatelo avevo come 2024. cambio di Mason anche un ex uh, pesarese uh, Brian Montonati ah, sì, che poi eh, giocò Brian anche Montonati. da noi eh. che cioè, due, due anni dopo ci riportò in Serie A perché, mm. esatto, perché sì. fu suo praticamente la, la fece la partita della vita nella gara decisiva <ride> nella serie contro Pavia. Ma era una è squadra vero. bellissima che c'era Lupo, Blizzard, Whiting, Jamal Robinson, ah, Singleton. Ah, eh, ah, erano tutti giovani ah, tranne Lupo, però era una squadra fantastica e poi fu premiata come squadra del decennio di Lega 2. E fu una soddisfazione. Bella. Ancora ogni tanto ci si sente, ah, ci se abbiamo i gruppi e ogni, ogni, ancora ci si iscrive. Allora Alessio, chi ha vinto i biglietti per la partita? Allora i biglietti li ha vinti Luigi Greno, scherzo, e a vincere i <ride> biglietti è stato Stefano Antonioli che ha risposto correttamente anche con il punteggio, okay. quindi complimenti Stefano. Perfetto, allora sono le 22.06 quindi noi dobbiamo chiudere perché dopo insomma ci sono altri programmi che spingono per avere il loro spazio anche se sarebbe stato piacevole andare avanti e chiacchierare con, eh, con voi due. Vi ringrazio per eh, anche la vostra competenza e eh, spero che eh, possiate vedere una VL migliore al palazzo perché tanto penso che tutti e due lo frequentate. E intanto domenica vediamo se con Orzi Nuovi riusciamo a... Toglierci questa scimmia che quattro sconfitte consecutive sono tante, quindi insomma sarebbe ora di invertire la tendenza. Quindi grazie a Matteo Fattori, grazie a Luigi, Gigio resta. grazie ad Alessio Zaffini ai social, e anche grazie se voi, nei primi cinque minuti non sei stato con noi ma poi ti abbiamo recuperato alla grande. <ride> grazie Meno ad Andrea Sabatini in regia anche per averci risolto questo problema, può succedere. E noi ci vediamo giovedì prossimo e speriamo di raccontarvi belle cose. Immergiti in un mondo dove i sogni prendono forma. Parabolica per Piscine Castiglione progetta e realizza piscine uniche per adattarsi al tuo stile di vita e al tuo spazio. Dai il via al divertimento e crea ricordi con la tua famiglia e i tuoi amici. Contattaci per trasformare il tuo giardino in un'oasi di relax e divertimento. 10 euro. Per le giornate fredde e per quelle più calde, un piumino a piccoli prezzi per vestire grandi momenti. Questo significa fare sempre di più per le famiglie. Chievi, la moda a petit prix. 1994-2024 Buon compleanno, Comis! 30 anni di passione, innovazione e crescita. Un viaggio che continua a portarci verso il futuro. Crediamo che investire nei talenti emergenti non sia solo un dovere, ma una strategia vincente. Perché i giovani portano con sé nuove idee, energie e una sostenibile visione innovativa, utile per guidare il progresso nostro e delle comunità locali. Abbiamo grandi progetti per il futuro e non vediamo l'ora di condividerli con voi. Il tuo capitale può essere a rischio. Negli ultimi anni non hai realizzato rendimenti positivi. I tuoi risparmi. Extra Gold ti offre strumenti e servizi innovativi in oro fisico alla portata di tutti. Extra Gold dà valore al tuo patrimonio.